Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Mattina vi lascio la foto dell'impasto, cioè raga, era super rosa anche nel forno, però raga si è fatto marrone. Avevo anche la protella, questa qui che è buonissima, infatti è quasi finita, Questa qui l'ho presa su All Supplement, la trovate su All Supplement, per qualsiasi acquisto sapete che avete il mio codice sconto che è Giulia 010. Io mi trovo davvero bene, sembra proprio di mangiare una caramella rossana, una Big Bubble, non lo so, ma è buonissima. E ho fatto i waffle, ragazzi, sono usciti tipo marroncini, però secondo me se li tagliamo, vediamo un po', ovviamente anche la tovaglia rosa, ci sono rimasta male perché ho messo anche un bel po' di colorante, ma proprio zero. Vabbè raga, però un po' rosa sono. Vi faccio proprio il video dalla, perché sicuramente fino a là non si vedrà. Penso proprio di no. Vi faccio proprio il video e raga, un po' rosa a tratti. Eo. Cioè a tratti è marrone, a tratti è rosa, ma non so perché. Forse devo metterci un altro po' di colorante, però raga non ho rischiato perché ho per il semplice motivo che ho il colorante era rosso e non rosa, quindi non volevo proprio eccedere. Buono. Però raga, direi promossa la colazione, ditemelo voi se è promosso o bocciata. Vedete, qui è rosa. Boh, solo per la protella rosa, ma vi assicuro che dal prossimo video, cioè no, prossimo video, cioè per le prossime clip, sarà tutto rosa. Sarà tutto rosa chiaro, rosa scuro. Però dai, qualcosa di rosa c'è. Ci sono rimasta male, sincera. Finalmente io dopo più di 24 ore tocco qualcosa di commestibile, perché pensate che chi ha visto anche il video mangio per 24 ore solo barrette, ieri ho registrato le barrette e oggi sto facendo questa qui, per dirvi. Ma raga, pensate che, vedete qua è rosa, pensate che si erano gonfiati tantissimo, poi l'ho fatti veramente raga velocemente, ecco, non mi veniva, l'ho fatti velocemente perché pensate che alle 11:30 ho una video lezione, quindi sto incastrando tutto. E niente, colazione finita. E noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo e sarà super super rosa. Eccoci qua con il pranzo, sì raga, un po' misero, però ci accontentiamo, si sa che non si trova molto cibo rosa in commercio ed è anche strano trovarlo, infatti io raga scioccata, quando sono andata all'Ocean era dato nel banco frigo perché mi servivano dei burger per un'altra cosa, di un altro colore, e appena le ho viste ho fatto no, vabbè, questo è un segno del destino. Infatti l'ho detto che l'ho presa all'Ocean, l'ho trovata all'Ocean e comunque sì raga, non sono rosa Barbie ma sono fucsia, rientra sempre nella categoria di rosa, quindi ci siamo, perché raga non sono neanche viola, sono rosa, quindi per me sono rosa, quindi ci siamo nella challenge. E sono queste qui alle rape rosse. Boh raga, io non lo so, mi ispirano tantissimo, quindi proviamole. Ovviamente poi dopo ci deliziamo, ma anche dentro. Dopo vi devo fare un video, non te le rompo, sono morbidissime. Ovviamente dopo ci deliziamo ancora di più con la merendina. Non so di che sa, non so che sapore ha proprio le rape rosse, però raga devo dire che sono piacevoli.
Non lo so di cosa fa. È stranissimo, ve lo giuro. Però sono molto buone, sono sfiziose. Però raga, forse non le ricomprerò perché io proprio a questi burger, a queste cose, non le uso. Però per la challenge mi ha salvato. Sono buone. Sono un po' di maionese rosa. Volevo prendere anche la salsa cocktail, però poi mi sono dimenticata. Però non è proprio. Sì, vabbè. È rosa, alla fine è rosa salmone. Che ho colore asciutto. Ho sbagliato a fare tutta la confezione, ma raga, è inutile fare 100 grammi, ne erano manco 5 palline, cioè. Raga, eccezione per le bevande perché non mi sono sprecata anche a trovare qualcosa di rosa da bere. Potevo fare anche il bolero, però non c'ho niente di rosa. Mi dispiace. Comunque, raga, un consiglio: se le prendete, fatevi 100 grammi. Quei 200 grammi dopo un po' vi disgusto. Raga, queste qui io le lascio perché sinceramente non le voglio. Ah, ragazzi, è la prima volta che succede una cosa proprio così di buono che lo lascio perché, raga, veramente è troppo. Dopo un po' diventa stucchevole perché comunque già erano comunque un bel po'. Vi consiglio di fare 100 grammi, ma la mia famiglia sarà molto, 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 molto felice di assaggiare questa novità. Queste cose nuove gli piacciono sempre assaggiarle, quindi gliele farò assaggiare. Ma noi ci vediamo tra poco, penso verso le 3, che facciamo la merenda perché dopo devo studiare. Piango. Eccoci qua con la merenda che vi dicevo prima. Ok, ultimamente sto facendo solo capricci con questa videocamera. Sono Leo 14:51. Eccolo qui. C'è una zanzara. Vabbè, ovviamente l'ho svuotato, ma ce ne sono ancora altri, solo perché altrimenti si scioglievano. Non potevo non prendere questa novità, ed è il Magnum Mini Collection of Bell Ruby. Praticamente è cioccolato bianco con una combinazione di gelato al cioccolato bianco e cioccolato di copertura fatto con Cacao Ruby, che sarebbe praticamente un cioccolato naturale, solo che fatto con la fava di cacao. Solo che fatto con la fava di cacao. Mamma mia, ragazzi, si presenta così, oh. Io non vedo l'ora di provarlo. Ho preso i mini. No, vabbè. Rosa. Ah, assaggiamo. È buonissimo. Non fa niente che di sul bianco, ma sopra il rosa, era rosa, eh. È solo che se lo facevo tutto rosa. No. Non capi? Non riesco a capire. Ma è buono. Prendetelo. Per sfizio lo dovete prendere. Perché le cose buone subito finiscono? Non è giusto. Quindi, ragazzi, ci vediamo direttamente stasera con la cena. Eccoci qui finalmente con la cena. Mamma mia, raga, ho un buco nello stomaco perché sto morendo di fame. Allora, devo dire la verità che abbiamo una vasta scelta di rosa. Che è questo patè del salmone rosa. Questo
Può sembrare strano, ma io non l'ho mai e dico mai mangiato proprio. Cioè, è una cosa che non ho mai acquistato perché non mi ha mai ispirato, sinceramente. Ma neanche quella lì al tonno. Perché ho visto che c'è anche quella lì al tonno, però non lo so. Mi sono fatta un po' fregare da salmone rosa. E poi ho preso queste qui della Misura, che sono dei crackers integrali con barbabietola e carota nera. Io questi qui già li ho provati e sono la fine del mondo. Ma sì, rompiamo tutto. Li ho presi sempre all'Ocean. Ok, prendiamo due pacchettini, che raga, ho fame. Quindi voglio proprio comporre tutte insieme a voi. Vediamo. Ho fatto prosciutto cotto e affettato di fesa di tacchino. Ma come sarà questa cosa? Allora, raga, mo come... Cioè, guardate qua, così lo devo bucare. Sì, va, po' la plastica va rindo. No, non sto capendo. Cioè, io ci sono arrivata qui che lo devo bucare, ma... Aspettate, oddio santo, cioè come lo buco sto coso? allora, punto 1, mi sono già innervosita su questo cartone. Ma bre, c'è la cassa stella qua dentro. Ah, ti ho bucato. Allora, raga, questi capelli mi danno fastidio. Tipo, ma non è proprio. Sì. Non so descrivere. Perché l'ho presa a salmone? Lo saccio. Mamma mia, com'è salato! Mamma mia! Comunque, ragazzi, vedete? Spero di sì. Assaggiamolo solo con questo qui. Mangiabile. Ok, mettiamoci sopra un po' di prosciutto cotto. E un po'. Sì, raga, io faccio prima a fa così, mi dispiace, voglio fare tutta la fine, sistemare qua. Un po' difficile. Questa sarà la nostra cena, cioè la mia cena. Cracker, prosciutto e chi meglio di mamma mia, raga, da quanto tempo non mangiavo il prosciutto cotto? E poi dalla confezione rosa. Invece qua, cioè non è. È tipo un rosa che va nel beigiolino. Vabbè. Però raga, devo dire la verità che col prosciutto, veramente sicuramente con il salmone affumicato, la morte sua. Però a me, raga, sinceramente il salmone affumicato non mi fa impazzire, cioè non mi piace proprio. Quindi abbiamo fatto un po' un misto stasera. Ultima. Adesso si ragiona a pancia piena. La verità è che questo patè al salmone rosa niente male. E quindi niente, raga. Io adesso vado a mettermi comoda e noi ci vediamo domani mattina con una bellissima colazione. Non vedo l'ora di provare una cosuccia.
Buongiorno e eccoci qua con l'ultima parte del video. Vi ho fatto vedere già tutto. Allora, raga, io non so se dalla videocamera non si è visto bene, quindi io vi voglio fare proprio un video dello hacker. Si chiamano così. Mamma mia, raga, comunque ne ho assaggiato uno prima. Ma se vedete qua rosso è il colorante alimentare, perché praticamente io ho fatto lo yogurt con le proteine all'interno. Ho preso lo yogurt con la della TrueBlend con le proteine all'interno e poi ovviamente il latte, e quindi è uscito mezzo bianco. E cina, poi finisco tutto il suo pacco, altri due e poi basta. E poi ho messo il colorante alimentare. Buona colazione. Che buono. Ultimi lager. Raga, pure questa colazione è andata. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!